Monte San Nicolò, una donna scrive al Papa: mi sono ammalata, e lui le risponde. La colazione è in ritardo, profughi accerchiano una cameriera nell'albergo di Noventa. La Lega Nord, situazione insostenibile. Morta Tina Anselmi dopo una lunga malattia, ricordo del mondo politico e delle istituzioni. Donna libera, esempio per chi crede nella politica come passione. L'ex sindaco di Padova conferma che il referendum costituzionale voterà no, riforma ridicola, obbrobriosa, l'europarlamentare diserta l'appuntamento con Renzi a Padova. Nel giorno di ogni estate tantissime visite in cimitero sulla tomba di Padre Pogliaro, le preghiere dei fedeli e fiori freschi per l'ex rettore del Santo. Cerca di rubare all'Ikea ma viene fermato da una guardia giurata, scatta il parapiglia, il ladro sferra un pugno, rompe il naso alla guardia in attesa di direttissimo. Stime delle associazioni di settore, le cimici asiatiche hanno distrutto coltivazioni biologiche, il 40% in fumo in Alta Padovana. Buonasera a tutti voi, ben ritrovati in diretta con l'informazione di TG Padova in apertura. 6 anni dall'alluvione, vogliamo tornare sui comuni colpiti, raccontare, parlare con le persone che hanno vissuto questa terribile tragedia. Abbiamo scelto Ponte San Nicolò, dove abbiamo incontrato una signora che dopo l'alluvione ha scritto al Papa e il Papa le ha risposto. L'acqua se ne va fin qua. La banda, l'acqua se ne va fin qua. Di vedere il bicchiere pieno. Vieni là. E aveva fatto il giro così, e ha sentato qua attaccare il signore, si è girato davanti al palazzo, davanti al palazzo. Sono stati i carabinieri a trarre in salvo la signora Gianfranca, che oggi ha 80 anni e non può dimenticare quello che i suoi occhi hanno visto 6 anni fa, quando l'acqua ha travolto ogni cosa nella sua casa. La porta non si faceva altro perché l'acqua batteva e spingeva dentro. E si umano gli erano buoni dal fuori e gli ha l'acqua qua così, sua pancia. Hanno salvato la sua vita e quella del suo cane intrappolato sulla recinzione in via Giotto, dove ad un centinaio di metri di distanza ha rotto l'argine. Ma quando l'acqua se n'è andata, molti giorni dopo, il suo corpo ha iniziato ad ammalarsi. Mi da quando che ho avuto l'acqua, ho avuto tante che malattie che hanno neanche un'idea, che ho scritto al Papa. Il Papa il 15 giugno ha risposto, ecco la lettera che Gianfranca ci mostra con orgoglio, un rosario benedetto e il santino della misericordia. Mi ha messo via un pochino di soldi della pensione e mi ho messo a posto. Qua il pavimento si è rialzato tutto, il bagno gli era andato, e il quarto della doccia gli era andato a toccare il soffitto, beh, guarda, non vi dico neanche cosa. La preghiera di Papa Francesco Papa è arrivata fino a qui, in un territorio che non può dimenticare. Era l'1:30, 6 anni fa, quando si chiuse il ponte di Tencarola perché l'acqua del Bacchiglione superava il livello di guardia. In questo punto l'argine del Roccaiette si ruppe e San Nicolò era diventato un comune in ginocchio, travolto dall'acqua e dal fango. C'erano poliziotti, c'erano vigili del fuoco, gente buttava giù le porte delle case perché ovviamente c'erano anziani o comunque persone che non si svegliavano, non avevano cognizione di ciò che stava accadendo. E niente, è stata una nottata sicuramente che rimarrà nei cuori di tutti noi qui a Roccaiette. Adesso un altro tema, quello dei profughi, momenti di tensione alta. Ieri mattina siamo all'albergo di Noventa che ne ospita circa un'ottantina perché la colazione era arrivata troppo tardi. Volevano subito la colazione e così hanno accerchiato la cameriera e hanno protestato. Momenti di tensione ieri mattina all'Hotel Paradiso di Noventa, la struttura che ospita i profughi. Quando ho tornato qua, loro mi spiegano che un problema ero qua con un ragazzo e un altro operatore dell'albergo. Sharif ci racconta di non essere stato presente al momento della contestazione. Lui era già a Dolo, dove ogni giorno va a scuola per conseguire la licenza media. I problemi, dice, sono sorti perché la colazione viene servita alle 8 e non prima. Tanti di noi non sappiamo quando l'ora, perché noi dobbiamo iniziare di prendere la colazione alle 8. Però altri ragazzi hanno i programmi fuori prima di 8. In pochi giorni i carabinieri sono già intervenuti 2 volte all'interno della struttura. Ieri mattina alle 7:45, quando la cameriera si è vista circondata dai migranti, e il 20 ottobre, quando 2 profughi hanno cercato un posto letto che non gli spettava in quanto erano usciti dal programma di protezione. La Lega Nord cittadina, che ha la sede a fianco all'hotel, denuncia la situazione ormai al limite. Noi li accogliamo con i soldi degli italiani, li ospitiamo, gli diamo la colazione, il pranzo e la cena,
e di tutta risposta succedono questi fatti veramente incresciosi. Sotto accusa il proprietario dell'albergo, che da 63 profughi ha aumentato i posti letto fino ad 80. Sta facendo solo del business, questa non è assolutamente accoglienza, si sta riempiendo le tasche dei soldi pubblici. È scomparsa dopo una lunga malattia Tina Anselmi, fu il primo ministro donna, il cordoglio di tutto il mondo politico e istituzionale. Piacere come donna e come primo ministro donna di avere proprio questo ministero, che forse nel cliché che si stanno abbattendo è il meno tradizionalmente femminile. Era una donna del nostro Veneto, antifascista e partigiana, una vita spesa per la libertà. Si è spenta all'età di 89 anni nella sua casa di Castelfranco Veneto Tina Anselmi, esponente storica della DC, personalità forte, discreta, esempio per chiunque creda alla politica come passione per la libertà. L'ha ricordata così Matteo Renzi, il premier, e nelle parole del governatore del Veneto Luca Zaia, Tina Anselmi era una veneta antesignana dell'emancipazione femminile. Oggi, per la sua morte, è arrivato il cordoglio di tutto il mondo politico e istituzionale. I funerali saranno celebrati venerdì 4 novembre nel Duomo di Castelfranco. Ma il ricordo più bello che io ho di lei è quando raccontava, lei lo raccontava sempre, questo suo il motivo per cui lei è entrata nella resistenza, nella lotta partigiana, che ha molto a che fare anche con la nostra regione, con Bassano del Grappa, perché lei fu costretta dai tedeschi, allora era studente, a vedere insomma l'impiccagione dei martiri nel Viale dei Martiri, insomma Bassano del Grappa, e da lì scattò la scintilla, come a dire che la politica è anche la ricerca di una soluzione alle ingiustizie, ai problemi, e questo credo sia il messaggio più importante che rimane di Tina Anselmi. Siamo ad un altro tema, quello del referendum. Arriva la conferma della posizione dell'ex sindaco di Padova ed ex ministro Flavio Zanonato, che ha dichiarato che voterà no al referendum costituzionale. Mentre il PD padovano si schiera compatto con i sì, l'ex sindaco della città Flavio Zanonato conferma che al referendum costituzionale voterà no, e come lui il consigliere regionale Piero Ruzzante. Zanonato proprio ieri sera ha partecipato ad un appuntamento dell'Ampi di Albignasego sulle ragioni del no. Per l'europarlamentare il nuovo senato pensato da Renzi è una cosa ridicola e obbrobriosa. Per Zanonato inoltre è inconcepibile il mancato coinvolgimento nella stesura della riforma delle organizzazioni di sinistra come la CGIL e l'Ampi, che hanno già dato indicazioni di voto contrario al referendum costituzionale, tant'è che l'ex sindaco di Padova non sarà presente nemmeno all'appuntamento di Renzi, che arriverà in città il 3 novembre per incontrare i cittadini in fiera. Ufficialmente Zanonato è in viaggio per un impegno dovuto al suo ruolo di europarlamentare. Intanto anche il centrodestra della zona termale si organizza con i banchetti nei mercati di Abano e Montegrotto. Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia staranno in piazza nei prossimi giorni per spiegare le ragioni del no. Una bruttissima riforma costituzionale, ma soprattutto piena di grandi falsità. Una falsità all'abolizione del Senato, una falsità che ci sarebbero dei risparmi da parte delle istituzioni che farebbero, costituirebbero, diciamo, il nuovo asset. Una notizia di cronaca: ha tentato di uscire dall'IKEA senza pagare la merce. Un ladro è stato fermato da una guardia giurata, l'ha colpita al volto e ha dato una testata al naso. Parapiglia, è successo ieri sera al grande magazzino svedese. La guardia giurata è stata portata subito in ospedale. Il ladro ha rotto il naso all'uomo. Adesso è stato arrestato ed è in attesa del processo per direttissima, che ci sarà proprio domani mattina. Circa 200 euro il valore della merce che stava cercando di rubare. Ed ora guardate questa immagine, è quella di una Ferrari bianca, la targa è tedesca, in sosta poco prima di mezzanotte nel parcheggio di Piazza Insurrezione, riservato ad assessori, consiglieri comunali e dirigenti di Palazzo Moroni, una presenza piuttosto insolita che non è passata inosservata ed è stata immortalata appunto da questa fotografia. Il consigliere comunale del PD Massimo Bettin, segretario del Partito Democratico, ha detto che depositerà un accesso agli atti per capire di chi sia quell'auto parcheggiata in un posto che non gli appartiene. Giornata di Ogni Santi, tantissimi sono andati in cimitero per dare un saluto ai loro cari e tantissimi anche per salutare padre Enzo Pojana. Perché i miei, ma vado sempre al cimitero, però non solo il primo, perché sono i nostri cuori genitori e bisogna sempre andare a trovare. Un fiore, una preghiera, la giornata del ricordo per chi non c'è più.
Cimiteri padovani affollati in questa giornata di Ogni Santi. Qui siamo all'Arcella, qui c'è anche la cappella dei frati minori conventuali, dove riposa padre Poiana, rettore del santo, scomparso prematuramente ad agosto. Molti fiori freschi depositati sulla sua tomba, visitata oggi anche dall'ex presidente della Veneranda Arca del Santo. Padre Enzo è una di queste persone che ha seminato tanto e che naturalmente ha dato molto alla città, quindi momento di riflessione davanti alla sua tomba, naturalmente nella fede e nella vicinanza che noi lo pensiamo chiaramente in paradiso. Una giornata per le famiglie, bimbi che portano un mazzo di crisantemi ai nonni. Che i nostri cari restano nei nostri cuori, poi è bello venirli a trovare qui, ma soprattutto ai nostri bambini insegniamo che restano nei ricordi e in quello che ci hanno insegnato. Ma io credo che non sia un discorso di questa giornata è perché diventa anche un momento di collettivo, diciamo, di ricordo, di vita vissuta. Però il discorso con i defunti è un discorso di quotidianità, è un fil rouge che ci lega. E ora andiamo in via del Vigolo con le immagini, perché oggi pomeriggio una cinquantina di manifestanti della rete Arcella Viva insieme al comitato No al plebiscito hanno simbolicamente deposto dei fiori da piantare nell'area destinata a diventare un parcheggio. Qui non torneranno i prati, è lo slogan che denuncia quello che i residenti ritengono essere un grave danno ambientale con la nascita del nuovo stadio plebiscito per il quartiere. Slogan che, come vedete, è tratto dal film di Ermanno Olmi. Il plebiscito intanto probabilmente arriverà in consiglio comunale lunedì, ma questo lo sapremo soltanto al termine della conferenza dei capigruppo convocata per giovedì. Nella capigruppo la maggioranza, lo ricordiamo, è sotto con 18 voti a 14. Anche questa sera vi tiene compagnia Focus. In studio insieme al direttore Luigi Bacialli ci saranno Antonella Tocchetto, Federico Dincà, Luciano Sandonà, Enrico Turrini, Nicola De Zorzi e Tiziano Faccia. Non perdete l'appuntamento con l'informazione, conduce come sempre il direttore Luigi Bacialli. Noi abbiamo terminato, grazie per essere stati in nostra compagnia, adesso vi lasciamo alle previsioni del tempo. Arrivederci. La vita a piccoli passi, per fare grandi i momenti. Mengotti, eccellenza nel Veneto dal 1889. Le previsioni per domani, prevalentemente nuvoloso sulla pianura e nelle valli, soprattutto quelle prealpine. In montagna, parzialmente nuvoloso per passaggi di nubi medio-alte più frequenti dal pomeriggio. Nelle ore più fredde ci saranno anche delle nebbie in pianura e in alcune valli. Precipitazioni generalmente assenti, salvo al più una probabilità nulla o medio-bassa di qualche occasionale piovigine sulle zone pianeggianti. Temperature in quota subiranno un moderato calo, altrove contenute variazioni di carattere locale. La vita a piccoli passi, per fare grandi i momenti. Mengotti, eccellenza nel Veneto dal 1889.